Alessandro Gaudio, sindaco di Forno, una mattinata speciale, Natale che si avvicina e il Poluc che torna anche in formazione appunto natalizia, un Poluc che si è riproposto in più occasioni quest'anno. Sì, dopo la fiera che ha avuto un successo enorme, adesso speriamo in questa giornata, cioè, l'affluenza sembra abbastanza buona, adesso ci sarà la partenza del Gilles Boulay con i Babbi Natale, poi continueranno tutto il giorno con le varie manifestazioni delle associazioni fornesi e poi speriamo che il tempo tenga, ma dovrebbe essere abbastanza una buona condizione, non fa neanche tanto freddo fra l'altro. Giustamente il sindaco hai detto associazioni anche presenti in piazza, dimostrazione che è importante la collaborazione tra comune e le realtà del fornesi del territorio di Forno. Sì, quello sicuramente, noi con le associazioni siamo sempre in contatto e sono sempre disponibili ad appoggiare le nostre manifestazioni, così deve essere, se no il comune da solo non fa niente e loro stesso, se non l'appoggio del comune è difficile anche per loro. Anche perché siamo un periodo in cui non è facile per i comuni riuscire a lavorare in maniera tranquilla e serena. Con gli aumenti che c'è stato quest'anno di costi dell'elettricità e del riscaldamento, il nostro impegno invece di fare lavori in conto capitale abbiamo dovuto pagare le bollette, diciamo. Speriamo che cambi qualcosa, ma sarà dura. A Forno una mattinata di corsa con la corsa di Babbo Natale, siamo con Roberto Negri, uno delle colonne, degli ideatori del Trail di Montesoglio, settima edizione di questo appuntamento, vestiti appunto gli atleti con cappelli, giacche da Babbo Natale, un bel evento in vista di questa festa ormai imminente. Sì, esatto. Anche oggi facciamo la corsa di Babbo Natale, praticamente è un ritrovo, non è in realtà una gara perché non c'è niente di competitivo. Si invita un po' di gente, un po' di amici, un po' di quelli che seguono di solito il Trail di Montesoglio per venire a correre sui nostri sentieri, facciamo la corsa del Gilles Boulay e praticamente sono i 16 km e quindi è di nuovo un momento così per radunare un po' le persone, per promuovere il nostro territorio, portare un po' di gente qua a Forno dove c'è la festa di Natale così delle associazioni e intanto manteniamo sempre un po' vivo così il nostro seguito di amici che ci seguono sempre molto interessati alle nostre cose, soprattutto poi per il Trail del Montesoglio. Trail del Montesoglio che già state lavorando ampiamente sull'edizione 2023, hai voglia di raccontarci qualche anteprima? Sì certo, ci siamo già messi all'opera ovviamente, come tutti gli anni partiamo da fine ottobre così inizio novembre con l'organizzazione della nuova edizione. E infatti proprio oggi aprono le iscrizioni per la prossima edizione, quella che ci sarà poi a fine maggio, come al solito, come da tradizione, ultimo sabato di maggio, sarà il 27 quest'anno. E riproponiamo di nuovo le tre gare, diciamo, competitive, quindi Gir Lung, rimangono invariati come percorsi, anche perché l'abbiamo rinnovato proprio quest'anno come Gir Lung, come lunghezza e come proprio forma di percorso, quindi 72 km, poi c'è il Gir Kurt, anche lui è rimasto com'era, quindi 38 km, e il Gir Boulay, quello da 16, che si può fare sia in modo competitivo che in modalità non competitiva, anche camminando, quindi aperto tutto, anche i minorenni accompagnati volendo. E proprio a proposito dei minorenni, soprattutto per i bambini, ripetiamo perché l'altro anno è stato, diciamo, l'exploit ed ha avuto un grandissimo successo la corsa dei bimbi, quindi il boccia trail e il mini trail proprio anche per i più piccolini. Mini trail che facciamo i 500 metri intorno nel giardinetti delle scuole e invece il boccia trail 2,5 km che è proprio un trail a tutti gli effetti, aperto ai ragazzini fino ai 16 anni e quindi ci aspettiamo di nuovo una grande affluenza perché l'altro anno abbiamo iniziato così a promuoverlo nelle scuole, nelle gare, nelle società di atletica e abbiamo avuto 250 partecipanti, cioè l'abbiamo chiuso perché ce ne sarebbero arrivati anche di più. Quindi riproponiamo nuovamente questa formula e poi vabbè tutte le solite cose collaterali tra il Montesoglio, quindi la festa ovviamente serale perché a noi piace correre ma anche far festa e quindi vi aspettiamo tutti al Soglio per quello e continuiamo le nostre attività di promozione sportiva e del territorio tra virgolette turistica per i nostri ambienti qua, le nostre montagne.
Vincenzo Almenio, vice sindaco di Forno, una bella domenica, una domenica di festa, l'ennesima iniziativa fornese a dimostrazione che comune e associazioni stanno lavorando per dare vivacità al paese. Sì, un dicembre scoppiettante, oggi non è l'ultimo evento ma è bensì il penultimo, abbiamo la prossima settimana, concludiamo questo tour natalizio e tra subito dopo Natale e Capodanno avremo il concerto della banda e così chiudiamo in bellezza, ma avremo un gennaio di nuovo altrettanto interessante perché abbiamo già tre programmi in programma, quindi insomma un gennaio che promette per un 2023 di grandi soddisfazioni. La dimostrazione che soprattutto dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo per altri motivi, c'è volontà da parte delle realtà canavesane come Forno di dare la possibilità alla gente di tornare a vivere in maniera un po' serena. Sì, tutto il territorio canavesano, diciamo che pieno di iniziative, non è solo Forno Canavese, c'è questa voglia di ricominciare a riprenderci in mano le nostre iniziative, la nostra vita soprattutto, e Forno ha la fortuna di avere queste 30 associazioni che insomma sono come le formichine, quando si muovono costruiscono e fanno grandi cose.